Ciao, buona domenica. Oggi sono un po' in ritardo rispetto ai tempi che mi ero data, tanto per cambiare. Però vediamo un po' se ci siete. Io stamattina voglio fare una Christmas sin. Quindi ho qui il mio bel foglio. Questo è un foglio della carta Bow Bunny, il double dotted. E voglio costruirmi, per prima cosa mi costruisco una cornice. Mamma, non mi spostare niente. Qua, allora. Oh, intanto state arrivando, ciao! Facciamo una cornice con la carta, me l'avete già vista fare 82 volte, ma mi serve come base. Ciao a tutte, intanto. Eccoci qua. Allora, sarà un po' lunga questa cosa, magari neanche tanto, adesso dipende da che cosa combino alla fine dei conti. Sicuramente ho dimenticato qualche pezzo, lo so. Andrò a prenderlo. Allora, iniziamo. Questo è un foglio 30-30. Io mi farò un bordo da, diciamo, non so se fare 1 incio o mezzo incio, forse mezzo incio è un po' poco. Allora, vediamo di farla piccolina la cornice, quindi facciamo il bordo da 1 incio. Quindi mi faccio, verrà molto piccola, mi sa, 3, 4, lo giro dall'altra parte, faccio 4 scoring a 1, 2, 3, 4, forse verrà un po' piccina, ma così magari riesco. Ma viene veramente troppo piccola così. Oh, scusate, ho sbagliato scalanatura. 3. Ok. Viene così. Boh, sì, dai, la facciamo piccina. Ciao! In realtà avrei potuto farla un po'. Boh, potrei anche riflettere e farla un pochino più piccola, farla da mezzo. Così viene molto molto grande. Allora, vediamo che cosa viene fuori con questo. Giro dall'altro lato e faccio 5 scalanature. Ho preso una pieghetta un po' grossa, quindi sto facendo un po' fatica a seguire le scalanature. Vediamo un po'. 3, 4 e 5. Vediamo se si vedono dall'altra parte. Non tantissimo. Vabbè. Proviamo a vedere se poi non riesco a piegarle, me ne faccio una ragione. Allora, fatemi fare una prova. Non trovavo più l'altra pieghetta e quindi ne ho presa una di quelle che non sono dello scoring board e non sono tanto abituata, quindi sto facendo un po' fatica. Allora, e qui sono 5, devo ripassare questa e farla da questo lato. Va bene, proviamo, vediamo di che dimensione mi viene e se può andare bene. Allora, 1. 2, 3, 4 e 5. Quindi da un lato lo faccio di 4, 4 righe, da un lato 5. Quella di 5 mi serve prevalentemente unicamente per seguire la linea di tagli. Aspettate, ho fatto casino, prendiamone un'altra, un attimo solo, eh. Ecco qui il mio foglio. In realtà fatemi fare, perché forse viene troppo piccolo, io volevo metterci delle rennine. Una volta che io l'ho tutta chiusa, viene una cosa del genere come dimensione. 4, così. Viene proprio un po' piccina, la faccio faccio la cornice meno spessa, così. Qui dovrete assistermi con i conteggi perché adesso vado a fare queste pieghe in inches in un numero non regolare. Sarà un dramma. Taglio solo via la fascetta. Poi se avanza tempo vi faccio vedere il kit. Ne sono rimasti pochissimi, 4-5, però ve li faccio vedere lo stesso. Allora, proviamo a farla di... guardate, ho qui quelle che avevo usato per il make and take, 0,75. Quindi 1. 2, mi sa che non sto facendo bene le pieghe però. Allora, 0,75, 1,5, 2 e un quarto. Ma perché sono diverse? Scusate, no, con questa pieghetta non mi trovo. È troppo. È perché le ho rotto la punta, semplicemente. Aspettate che ne prendiamo un'altra. Facile la spiegazione. Deve essermi caduta.
e ho rotto la punta. Adesso riprendiamo queste pieghe qua. Allora, per fare l'interno poi useremo sempre un po' di colori sfumati, useremo magari le mousse dei nuvo. Ieri abbiamo provato a usare le mousse dei nuvo con i pennelli con Erika e l'effetto è stato strabiliante. Allora, ecco qua, infatti. Un quarto, tre e queste sono quattro. Facciamo già subito che fare la quinta piega e giriamo. Così ho uno, uno e mezzo, due e un quarto, tre e tre e tre quarti. E poi giriamo e facciamo, ne facciamo quattro. Salve. Uno, due, tre, quattro. Giriamo. E quattro. Cosa non si fa quando si ha una punta? Ok, adesso prendiamo le forbici. Dove abbiamo fatto le 5 pieghe, 1, 2, 3, 4, 5, andiamo a fare i tagli. Allora, innanzitutto tagliamo un quadrato 4x4, 4x4 angolini, cioè 4x4 quadratini, quindi vedete che si sono configurati con le pieghe questi quadrati. Noi ne tagliamo via 4x4 da ogni lato. Vediamo se mi ricordo, adesso è passato un po' di tempo, magari poi sbaglio a farla. Ne ho fatte talmente tante durante il make and take che magari poi il mio cervello ha rimosso. Ok. Così. E tagliamo via anche questo. Sempre 4. Poi vedete che qui mi sono rimaste queste linee guida qui. Adesso qui devo fare questo taglio qua. Diagonale, dritto, diagonale, qui rimane dritto da tutti i lati. Salve. E anche dall'altro lato. Si arriva. Ok, ora mettiamo via la scoring board con la pieghetta. Anche questa pieghetta non ci sta nel suo contenitore, la metto qua. Allora mettiamo via questa, adesso prendiamo la colla. Io faccio sempre così, no, innanzitutto facciamo tutte le pieghe. Così. E l'ultima di qua. Ok, allora l'idea è che poi si assembli in questo modo e che qui venga questo tipo di incastro qui. Ok, allora quello che faccio io di solito è biadesivo su tutti i lati più esterni delle nostre pieghe. Poi questi qui saranno i primi due lati che incollo. Questa qui adesso si è, ma questa è semplicemente finita, questa colla, ne prendiamo un'altra. Aspettate che vediamo se si è solo otturata un pochino. L'abbiamo usata ieri. Ciao a tutti, intanto chi sta arrivando, metto un goccino di colla che quindi dopo il biadesivo fermerà ancora meglio la carta, la tengo un secondo così con le dita, ma proprio un attimo, tanto c'è il biadesivo sotto.
poi colla. Questa parte qui va incastrata. Così. Volendo potremmo mettere un briciolino di colla qui sotto, ed è da fare prima. Tipo qua e qua. Scusate, ho perso. Andiamo un secondo con le mani. Giusto il tempo che la colla faccia effetto. Qui ne ho messa troppo poca. Ah, vado tranquilla con la Nuvo anche se succede questo, perché tanto poi si asciuga ed è trasparente, non si vedrà più. Poi dietro. Ok, e la colla qui. E facciamo la stessa cosa. La Mem Shows. Ecco qui. Qui non ho fatto bene la piega, e infatti è un po' storta, ma non importa. Sì, ho fatto tre quarti. Quindi tre quarti, uno e mezzo, tre e un quarto, quattro, se non sbaglio. Poi le riguardiamo se volete le misure. Ok, e questa è la mia cornice. E la lasciamo lì. Adesso ho questo foglio qui, che è un foglio di carta Canson 2020. Chiudiamo la colla. Su cui vado a creare lo sfondo. In realtà avevo in mente di usare un'altra fustella poi per fare la Christmas scene, ma non importa, perché è più piccolina, ma mi arrangio. Allora, adesso dovrei fermare questo foglio perché ci andiamo a spruzzare sopra e creiamo il fondo con gli acquerelli. Vediamo se ho lo scotch di carta. Non ce l'ho, eppure ieri era qui. Allora, facciamo così. Prendiamo innanzitutto la Misty e vediamo se ho un washi semplicemente qui. Eccolo qua da usare. Allora, usiamo un pezzetto di washi, questo washi di Halloween. Prima o poi farò anche pulizia nel carrellino. Lo grande, potrei rifilarlo perché fatemi vedere. Di modo che non sia troppo fuori misura. Questo è un 15, una volta che lo faccio 17x17. Ops, una volta che lo faccio, dicevo 17x17 va benissimo. Togliamo via questi 3 centimetri. Ok, e poi lo rifilerò ancora dopo. Adesso lo fermo con il mio washi di carta e lavoriamo con i colori. Stamattina. Tac. Dopo che avrò finito con questo, dovrò anche preparare il make and take per. Lo so che non si spreca così, ma non ho lo scotch di carta, non so dove sia finito, quindi usiamo questo. dicevo, dovrò anche preparare il make and take per sabato prossimo. Stamattina è una mattina un po' piena, quindi se tardo con i messaggi, abbiate pietà. Allora, io mi ero preparata il mio pennello, ho qui la mia. Qua, e mi prendo i colori che voglio usare. I colori ce li ho qui, adesso li tiriamo fuori. Allora, un pochino di viola senz'altro, marrone no, il blu. Sono tutti gli ink spray di Tommaso. Un pochino di verde magari lo usiamo, anche il viola. Grigio, giallo, bah, tiriamoli fuori e poi vediamo quali usare. Abbiamo il petrolio e il Tiffany. Ok. Allora, bagno un pochino la carta. La bagno meno dell'ultima volta perché non voglio che sia troppo umida, ma solo un po', perché col colore voglio poter provare a controllare il colore un pochino di più rispetto all'ultimo che ho fatto. E partiamo con il blu. Ve lo ricordo, sono acquerellabili. Infatti faccio questo lavoro qui. Se voglio più acqua, lo faccio. Poi abbiamo il nostro Tiffany qui.
sto provando a fare un po' quello che si vede spesso in queste card ultimamente, no? Poi scuriamo. Voglio creare questo cielo. Vorrei anche un pochino di fucsia, ma proprio poco poco poco. Questo lo acquerello molto. E lo metto. Così. Qualche tocco qua e là. Adesso puliamo. Mamma, vedi, mi avvicini le salviette, mamma, sono troppo lontane. Questo attrezzo quale? Questo qui sotto, è il craft sheet. No, mamma, sono qui le salviette sul tavolo, sono solo troppo lontane per me. Laggiù. Ok. Pulisco un pochino il pennello. Poi prendo un po' d'acqua. Vediamo quanto riesco a scioglierlo questo colore per arrivare fino al fondo. Si scioglie benissimo, chiaramente. Ok. Vorrei poi provare a scurire un pochino. Qui ho il petrolio, vediamo cosa ne viene fuori. Ne mettiamo un pochino qui. Prendo un po' d'acqua e vediamo cosa succede a scurire un pochino quassù. Ripeto, col cavalletto davanti non è tutta gioia. Ok. Ok. Potrebbe già essere uno sfondo che mi piace. Vediamo un secondo, io volevo anche un pochino di giallo. Qualche tocco di luce. Ok. Forse troppo, se è troppo, posso aggiungere acqua. Per quello che non ho bagnato così tanto anche la carta, perché poi... Ok, non mi fa impazzire quel giallo lì, quindi ci metto su dell'altro blu e va bene. Qui sotto poi sfumerò magari con i distress. Ok, allora, adesso mi avvicino l'embosser. Così asciugo, vediamo solo se la presa, ups, scusate, ce la possiamo fare. Ok, asciughiamo un po', sentite che ho fatto pasticcio. Ok, asciughiamo. Ops, mannaggia. Asciughiamo bene, perché poi qui sopra adesso lavorerò con, adesso vedo se con altri colori, se aggiungere delle gocce, se aggiungere magari qualche sfumatura con i distress. Sì, ci metto le rennine, chiaramente. Brava Valentina. L'idea era di dare un pochino più di chiaro qui, sì, per dare l'idea un po' dell'aurora, un po' del tramonto, dell'alba, insomma, comunque una luce un pochino diversa. Ciao intanto anche a chi sta arrivando adesso.
Questo è asciutto. Ok, adesso mi pulisco il craft sheet semplicemente con una salvietta. Aspettate che togliamo di torno, poi il pennello lo laviamo, togliamo di torno tutte queste macchie di colore. Un contenitore per la spazzatura. Se mi avvicinassi un contenitore per la spazzatura sarebbe fantastico. Hai sentito? Ti asciughiamo. Un contenitore per la spazzatura, me lo porti uno di quei cestini? Ecco qua. Sì, in realtà non sarà proprio un video qui dentro. Ok? Ok, allora, questi che non servono, riportiamo la nostra base qui, buttiamo, tac. Poi, allora, qui sotto metterò delle collinette. Le collinette le farò con questo qui, che è di Mama Elephant. Magari facciamo anche gli alberelli. Le nuvolette no, perché qui in alto voglio fare dei misurare la misura effettiva interna del nostro spazio, così tagliamo già il nostro sfondo a misura e abbiamo la possibilità di lavorarci con un pochino più di cognizione. Vediamo un secondo, questo sarà un 15-15, dunque tu sei 15,5 meno 3 quarti di inch, 3 quarti di inch sono... qua sono circa 2 centimetri, quindi 13. Proviamo a tagliare questa striscia 13 e a vedere se ci sta dentro. In centimetri non li ho, no, 13 non ci sta. Aspettate che vi dico quelle che abbiamo fatto in inch. 12, 11,5, sto andando a casaccio. Circa 11,3. Un paglietto piccolino non ce l'ha, un paglietto da mangiare così. 11,3. Facciamo 11,3 per 11,3. Allora. Tagliamo via tutto l'eccesso e poi regoliamo. Una taglierina, quindi sì, taglia per fortuna. Allora, e facciamo 11. Aspettate che togliamo. Magari togliamo ancora un millimetro. Arriva subito, no, deve fare lo scontrino. Deve fare lo scontrino, arriva subito mia mamma. Allora. Gli ink di Tommy, abbiamo usato l'azzurro, il Tiffany, il giallo, il viola e il petrolio. Mentre per quanto riguarda le misure per fare questa cornice da un foglio 30-30, abbiamo fatto 3 quarti, 1,5, 2 un quarto e 3. E la quinta scoring è 3 e 3 quarti, sempre inch. Ok? E i colori sono quelli che vi ho già detto: blu, petrolio, Tiffany, giallo e viola. Quindi dobbiamo lavorare su questo qui, che è piccino piccino. Allora, io qui sopra volevo fare dei fiocchi di neve. Ieri abbiamo visto con Erika questa cosa meravigliosa. Opla, usiamo questo. Questi qui più piccini. Abbiamo visto che si possono usare le mousse dei nuvo con il pennello. L'effetto è incredibile. Adesso vi prendo un nuvo chiaro, facciamo un tono su tono, usiamo questo,
Questo qui è tutto, questi qui è il Moose Aquamarine. Gli inch sono la misura inglese, che è praticamente quella con cui abbiamo tutte le taglierine e tutti gli altri strumenti di misura. Allora, prendiamo un pennello. Questo qui è il pennello della Nuvo. Avrei forse dovuto lavarlo, ma direi che va bene lo stesso. Allora, con questi possiamo anche fare delle sfumature. Adesso noi stiamo usando questi fiocchetti piccolini, quindi si vedrà forse poco. Noi potremmo anche pensare di girarli così. Così. Sono sempre piccolini, però. Allora, potrei prendere o questo più chiaro o direttamente il perla. Usiamo il perla. Prima andiamo di aquamarine. Ne prendiamo un po'. Voi fermatelo lo stencil. Mano a mano che lavorate questa pasta, diventa morbida, quindi è più facile usarla sugli stencil. Qui in realtà non avremo spessore, non ci interessa avere spessore, qui ci interessa proprio solo colorare, come se fosse una timbrata, ma con questi colori qui. Ok, fermi lì. Per farvi vedere bene il contrasto ne faccio prima un pochino con queste e poi andiamo con un pochino di rame, giusto per farvi vedere che cosa ne viene fuori. Questi colori qui sono stupendi. Magari nel make and ne prendiamo un pochino, teniamo bene fermo lo stencil e andiamo a picchiettare da qualche parte per andare a spargere, non in maniera uniforme. Il risultato è straordinario, poi ve lo faccio vedere. Allora, questo qui è il platinum, sì. Un pochino di questo. Qui a me sembra tutto a posto, non mi sentite rientrare dall'app. Cosa ve lo dico a fare se non mi sentite più? Guardate un po'. Passiamo piano piano. Io vedo come se tutto fosse a posto, non mi sentite più. Allora, mamma, mi porti un... Aspetta, è sparito l'audio. Chiudete e riaprite, dovrebbe funzionare. Dovrebbe funzionare. Comunque, questo è il risultato. Ok. Non è in rilievo, vedete, perché io il pennello l'ho passato molto molto sottile, poi è un pennello, chiaramente non è una spatola, quindi c'era poco prodotto. Questo è il risultato che si può ottenere. Ora chiudiamo. E pensiamo a cosa mettere qui sotto. Allora, magari puliamo anche lo stencil, che se ci vede Tommy mi sgrida. Sì, queste paste sono una gel di Tommy. Chiedo a mia mamma se me lo recupera perché non so più dove sia finito. Mamma, guardi nelle cose aperte, dovrebbe esserci uno dei brilli gel di Tommaso in una di queste scatoline. Che adesso il brillo gel, uno dei brilli gel. Giuliana, la prossima volta resti a guardare la diretta. Io sono una gran pasticciona, c'è un gran macello quando faccio le dirette, ma... Allora mettiamo via, quindi a questo punto siamo arrivati qui, ok? Quindi io vorrei usare le collinette. Questo è un set di Mama Elephant. La Big Shot ce l'ho qui ai miei piedi. Allora, io taglierei tutte e due le collinette. Sì, tutte e due le collinette. La scritta qui dice semplicemente Hello, ma a noi serve. In realtà la scritta non ci serve. Stella sta in silenzio adesso. Ah, mannaggia. Allora, tagliamo un pochino. Non usate mai le forbici per fare questo lavoro.
Io adesso non ho qui le tronchesine, quindi le uso, ma non è una cosa saggia. Allora, io mi taglierei innanzitutto due collinette da incrociare così. Chissà se l'ha trovato. Eppure ce n'è un brillo aperto, non saprei dire dove. No, nel carrello no. Guarda sul tavolo di là. Un brillo gel. Scusate, ma come volevo dimostrare, sono così disordinata che non si trovano più le cose. Questo è il craft sheet, è un foglio laminato su cui si può embossare, su cui si può scaldare, spruzzare colore senza che si rovini. Prendo un pezzo di bazzi bianco, uso il bazzi canvas perché ha questa struttura qui che mi piace tantissimo per dare un pochino di tridimensionalità, nel senso che è già decorato di suo, è già bello così di suo, praticamente senza che ci aggiungiamo altro. Allora, taglio queste due e poi vedo come sistemarle. Sicuramente sono da rifilare, ma ce ne preoccupiamo dopo. Opla. Allora, scusate, ma con la big mi metto fuori camera perché... Ok, perché non c'è posto sul tavolo in buona sostanza, non vicino comunque. Prima o poi mi organizzerò meglio per questi video, prometto. Per ora dovrete sopportarmi così. Vi anticipo già che domani non so se riuscirò a fare il live perché arrivano un po' di cosine. Quindi non so se ce la faremo. Non c'è? Vabbè, adesso mi arrangio per il brillo gel. Una cosa così. Che dite? Sembra fatto apposta. Tagliamo questo pezzo qui. Cosa ne dite? Sì? Togliamo via questo pezzetto qua. È strano perché ne ho due aperti di brilligel e non so dove siano. Pure li ho usati questa settimana. Questo per dirvi in che stato di caos e di disordine regniamo. Vabbè. Allora, tagliamo via, diciamo, un 2 cm di questo. E questo poi possiamo anche spessorarlo. Ma quelli sono di una cliente. Ok, magari questo è anche un pochino più altino. Così, no, così mi piace di più. Questi li spessoriamo. Industriale. Tac. Vi piace il cielo stellato? È fatto con le mousse della Nuvo. Bellissime. Allora, io il biadesivo lo spezzo con le mani, sempre. È un peccato usare le forbici che poi sono inevitabilmente da pulire ed è un disastro pulirle. Si spezza talmente bene con le mani che... Allora. Magari se poi togliamo il... si attacca, eh. Così. Ok, poi vorrei fustellare anche gli alberelli. Le casette no, perché ci metto le rennine, quindi adesso fustello sempre nel bianco. Ne prendo un altro pezzettino e poi cerco la fustella della rennina e vediamo quale usare. Urge mettere a posto tra le varie cose perché le perdo. Allora, ecco qua gli alberelli. Qua. Guardate che carini. Allora, meraviglia delle meraviglie. Adesso prendiamo le rennine. Io adesso non trovo più la cover, ma questa è una fustella della Sizzix, che adesso no, in questo momento non occorre. E ci sono i bambi. C'è una rennina più grande che però, bah, si potrebbe anche mettere. Una qui e magari due più piccine. Che dite? Troppo? Mi piace questa che guarda in su. È troppo affollato?
Questa qua grande grande costa 50 euro, sono tipo 50 metri, la prendo su ordinazione, però ce ne sono di più piccine, insomma. Allora, ditemi un po', le mettiamo tutte e tre? Perché poi metterò la scritta e la metto sulla cornice, il sentiment. All'inizio volevo timbrare qui, però è così bello. È così bello questo cielo che lo lascerei assolutamente così. A me è così bello, me lo dico da sola, tenerezza. Allora, no, mi è caduta una renna. Ok. Allora, devo decidere se metterle tutte e tre. Teniamo conto che poi il lavoro sarà questo. Potremmo anche metterle tutte e tre, perché no? Ma sì, tutte. Allora, di che colore le facciamo? Vi faccio scegliere. Possiamo farle grigio scuro, che ci sta bene, ed è in tinta. Qua. Sì, la renna posso poi anche sistemarla qui, solo che sulla cornice voglio anche mettere la scritta, quindi adesso vediamo poi come sistemare. La scritta la vado poi a prendere. Possiamo farle grigio scuro, che così riprende un po' il grigio di questa. Possiamo farle foilizzate oro, sì, oppure marroni, però le farei grigie più che marroni. Intanto vado a prendere la fustella che ci serve per la scritta, perché non credo di averla qui, non l'ho ancora presa, è una fustella della My Favorite Things. Vediamo un attimo, è proprio il classico Merry Christmas. Aspettate un secondo, eh? La vado a prendere, intanto voi deliberate sul colore. Stella sarà questa. Merry Christmas, sempre semplice. Anch'io dico grigio. Userei questo grigio qua, che è della Tailored. Allora, io le taglio tutte e tre, poi decidiamo se usarle, se non usarle tutte e tre. Non è obbligatorio. Allora, tagliamo il cartoncino. Ok. Le taglio fuori campo come sempre perché non ho spazio sul tavolo. Ok, prendiamo le nostre rennine fustellate. Sì, la scritta la farei dorata anch'io assolutamente. Le rennine, secondo me, vanno bene anche grigie. Sono un po' come se fossero delle silhouette in ombra, non troppo scure. Adesso poi vediamo se sistemarle tutte. Non troppo scure, però. Allora, mettiamo solo via queste. L'oro. Vediamo se ne ho qualche rimasuglio qui, nel mio carrellino, dove c'è sempre un po' di tutto, tranne stavolta il foil oro, credo. Allora. Sì, un pezzettino, vediamo se ci sta ancora una scritta. Boh, forse non ci sta, se no, se non ci sta, ne apriamo un foglio nuovo. Adesso vediamo come sistemarle, se mettere quella grande fuori, se lasciare solo quelle piccine. Vediamo una volta che abbiamo idea di come sarà più o meno l'assemblaggio finito. Taglio la scritta Merry Christmas. Staccato. Ok, e Christmas dovrebbe essere tutto attaccato, sì. Ok, perfetto, perfetto al primo taglio. Allora, aspettate che mettiamo via che qua il make and take di sabato possiamo farlo sulla falsariga di questa. Questo poi vi spiego che cosa servirà. Allora, prendiamo la cornice, poi la fissiamo, sarà questa più o meno. Ok,
semplicemente. Ok, quindi loro li incollerò lì così. Abbiamo queste due rendine qui. Potrebbe fare che faremo scendere tipo così. Una cosa così. Questa si potrebbe metterla fuori. Non è male. Lo voglio ancora fare. Vediamo un secondo. Mamma, nei brilli che stai mettendo ci sono anche quelli oro, in gel. C'è il rame. Guarda un po' quelli che colore sono. Cristalli di carbone. Vediamo questo che colore è. Bronzo, ma... Allora, prendiamo un brillo gel, questo non ce l'avevo aperto, mi serve. Un brillo gel bronzo, questo qui è un... Allora, innanzitutto fatemi mettere via tutta questa fustella, tutto questo fustellato qui, queste fustelle qui. Questa fustella per costruire le scenette è meravigliosa. Mettiamo via, perché sennò so che perdo qualcosa. E di decidere come mettere le nostre... Allora, potrei usare o questo qui, sempre che abbiamo usato per il cielo, se no potremmo usare le stelline normali. Vediamo che cos'altro ho qui come stencil. Ma potremmo usare sempre queste che riprendono il cielo. Allora, le userei con i brilli gel in questo modo. Ho intravisto la spatolina. I brilli gel non sono altro che questo bellissimo nuovo prodotto che ha fatto Tommy sposando i suoi brilli, quindi i suoi glitter, con il gel opaco. Questa è la giusta concentrazione di brilli e di gel per avere una pasta che sia utilizzabile con lo stencil, che sia spennellabile, che sia pronta per essere usata, di modo che nel momento in cui si asciuga rimanga solo un bello strato di brillantini. Ne prendiamo un po' con il retro della spatolina, cioè ci insegna. Allora. E faccio così sulla mia cornice. Sempre poco prodotto, perché non voglio che sia uno strato troppo spesso. Non importa neanche che sia troppo regolare. Ok, ripeto la stessa cosa. Vi dicevo, non mi importa che sia troppo regolare, c'è proprio una decorazione su cui poi tra l'altro andremo a mettere la scritta, insomma, diversamente. Ma questi si asciugheranno e ci daranno quel bel effetto glitterato che sotto, ci piace sempre, poi sotto Natale. Vi piace? Io adoro, cioè, ma proprio adoro, non potete capire. Vabbè, non ci piacciono Tommy questi colori. Se volessimo fare anche gli altri colori, io sarei molto felice. Allora, puliamo lo stencil. Adesso manderò mia madre a pulirmi lo stencil, me ne dirà dietro di tutti. Solo un po' d'acqua, ci passi sopra la mano e viene via. Questi vengono via. Subito, sì, perché sennò si... Ok, questi qui adesso dovrebbero asciugare un pochino. Ora, io non ho il tempo di farli asciugare completamente, no? Quindi... gli do una passata con l'embosser giusto per far sì di non spatasciarli con le mani, perché sapete che io sono bravissima a spatasciare con le mani. Però guardate che meraviglia. E guardate questa stellina che è rimasta un po' sospesa fuori, però ha talmente tanto corpo che rimarrà così, un po' 3D. Oh, adoro, adoro, adoro. Asciughiamo un pochino, poi chiaramente questo ha bisogno di un pochino più di tempo per asciugare, però cercherò di lavorarci sopra in maniera delicata di modo da non rovinarli. Allora, guardate adesso che si sta un pochino asciugando la lattiginosità del gel e sta venendo fuori il bronzo. Questi brilli gel sono una cosa fantastica. Bisogna fare una petizione e convincere Abralux a farli tutti. Tommy credo che non abbia problemi a farli tutti. Gli piacciono.
Allora, incolliamo i nostri alberelli, che li metto lì dietro. Abbiamo quasi finito. Tutto sommato è stato più veloce di quel che... No, questa qui è la colla che è finita, Clelia, cioè puoi stare qui a spremerla finché vuoi. Allora. Un po' di colla sul retro e li vado a inserire qui. Poi io spessorerei un pochino questa qui, quindi ci metto, ma proprio poco, è un giro di spessorato. E la attacco dentro. È il momento, è giunto il momento di decidere. Questa che guarda in su, assolutamente. Potrebbe essere una cosa così. Christmas potrebbe anche essere. Che questo è staccato. Allora, potrebbe essere una cosa così. Così, volendo, potremmo mettere lei qui fuori, che a me non dispiace, vi dico la verità. Che dite? Io la concluderei così. Allora, possiamo spessorare un briciolino inoino le nostre rendine. Il cielo lo lascerei così. Mi piace molto. Sto cercando di tagliare il biadesivo di modo che non si veda dietro questa rendita. Ce la possiamo fare, eh? Vabbè, ormai l'ho tutto rovinato questo biadesivo. La scritta nel cielo, dite, è che mi copre le lamoline, copre un po' le stelline. Magari ah, possiamo fare una cosa sulle cornine delle rendine. Allora, bisogna ancora di te. Quei pennelli a punta piatta di Tommaso che della settimana scorsa, me ne dai uno di quelli piccoli? No, no, la scritta infatti la mettiamo assolutamente sotto. Poi la aggiusto. Adesso voglio fare una cosa sulla punta delle cornine delle rendine. Prendiamo la pasta stencil. Un pennello da stencil, piccolino. Prendiamo un pochino di pasta stencil, un pezzo di Scottex e scarichiamo. Carichiamo e prendiamo e facciamo questo effetto neve. Gliene mettiamo un pochino anche. Ok, ne prendiamo ancora un pochino. Scarichiamo, ne ho messa troppa. Non importa. Così. Ok. Stessa cosa, piano 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 piano, la facciamo su queste qua.
Allora, guardate. Ok, adesso mettiamo lei qui. Lei abbiamo detto qui. Questa qui dobbiamo metterle ancora di adesivo perché l'ho reso inutilizzabile. Questa pasta si chiama pasta Stencil Light. Nasce per gli stencil, chiaramente. In questo caso io l'ho usata come se fosse un acrilico. E adesso incolliamo la scrittina. Ho le mani conciate malissimo. Ho paura di sporcare tutto. Allora. Ok, prendiamo l'Anuvo, il pennello perché la pasta stencil. Ok, buttiamo e iniziamo a incollare. Non ho neanche tolto, vabbè, sono proprio una crafter pigra. Non ho tolto. Ok, un altro pochino di colla qui. E poi togliamo il tondino da là e incolliamo anche Christmas. Solo qualche punto di colla qua e là. Christmas lo vado a mettere sotto la renna, ok. Allora, tutto questo per introdurre un altro discorso. Questa qui è una Christmas scene. Ci stiamo avvicinando a Natale. Il contest di Natale. Il contest di Natale consisterà nel creare una Christmas scene, una cornice come questa, potete farla della dimensione che volete, chiaramente io ho usato un foglio 30-30, ma potete farla più piccolina, potete farla più grande. Il contest sarà questo, mandarci una cornice, una frame. Lo so che sarà più impegnativo da spedire per chi ce lo porta da lontano, però i premi saranno, il primo premio in particolar modo sarà veramente interessante, quindi penso che ne varrà la pena di spendere qualcosina di più per la spedizione per partecipare. Stasera, se riesco, metto pubblico l'evento con tutte le regole e le tempistiche per farci avere il tutto e anche i premi, chiaramente. Il primo premio, come vi dicevo, sarà molto interessante e l'idea è questa, di creare una piccola scena di Natale. Io ne ho fatta una molto semplice, potete usare qualsiasi tecnica vogliate, potete usare stencil, potete usare fustelle, potete colorare, possono esserci scritte, può essere fatta come volete, l'importante è che sia una cornice 3D fatta in questo modo, una cornice di carta, ecco, non una cornice vera e propria, all'interno della quale costruirete una piccola scenetta di Natale. Semplice, complicata, come volete voi, con tanti personaggi, con pochi personaggi, sbirrucicosa, non sbirrucicosa, come volete voi. Voglio riceverne un po'. Le metteremo in vetrina, ok? Allora, questa è la mia. Semplice. Tante tecniche, ma molto semplice. Mi piace molto, devo dire la verità. Stasera vi metterò appunto tutti i dettagli, quindi spero che parteciperete in molti. Adesso finiamo col video e cerco di preparare il make and take per sabato prossimo. Intanto vi anticipo che l'8, se vi va, pubblicherò poi un piccolo sondaggio, faremo il make and take in negozio tutto il giorno, se ci siete, se non siete via, e il 9 ci sarà un bel corso con Sabrina. Stasera pubblico tutto, se ce la faccio. Per dicembre poi abbiamo ancora in serbo qualche altro piccolo evento, ma li pubblicherò mano a mano. Per ora vi lascio con questo, è tutto. Buona giornata, buona domenica, ciao!